schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give a Car to Friend, o meglio come passare le auto agli amici in maniera proprio semplicissima ragazzi. Per fare questo qui ci abbiamo bisogno di una Deluxo, però non è necessaria, e dell'auto dell'amico e l'amico che vi aiuta. Allora, in primis dobbiamo parcheggiare l'auto dell'amico dove la sto mettendo io ragazzi, più o meno vicino al punto giallo. Parcheggiamola noi, perché se il nostro amico ha la base operativa dove l'abbiamo noi, lo butterà dentro automaticamente e dovrà avere accesso al veicolo tutti. Dopodiché noi prendiamo la nostra Deluxo e andiamo vicino alla base operativa, facciamo comparire base operativa piena, schiacciamo il tasto PS, lo premiamo di nuovo e torniamo in game. Una volta tornati in game ragazzi, andiamo dall'altro lato della base e pigiamo la levitazione e ci dirigiamo verso la base operativa tenendo accelerato. Quando pensiamo che siamo lontani dalla base operativa, schiacciamo X e accettiamo il messaggio. Dopodiché torniamo alla base operativa ragazzi, quindi togliamo la levitazione, io anche perché sono pure un po' impedito con questa levitazione, e ci dirigiamo nella base operativa. Qui automaticamente ci farà entrare e va tutto bene se ci fa entrare ragazzi, quindi non vi dovete preoccupare. Una volta che siete dentro non dovete sostituire l'auto. Adesso andiamo a vedere cosa e come dobbiamo fare. Quindi entriamo nella base operativa, ci chiederà comunque di sostituire l'auto e noi qui schiacciamo cerchio e poi X ragazzi, ci dirigiamo verso l'uscita della base operativa e qui cominciamo a pigiare triangolo ragazzi, e ripetutamente triangolo, triangolo, triangolo. Vedrete il personaggio per un secondo, poi comparirà la scritta base operativa piena e il vostro amico dovrà dirvi quando salirete sull'auto e quando sentirà il motore dell'auto che arranca. Insomma, quando sentirà ciò schiaccerete il tasto ok, vi allontanate un pochino dalla base operativa, schiaccerete il tasto X ragazzi, vi allontanate un pochino dalla base operativa e poi tornate verso la base operativa ragazzi, e come vedete vi butterà dentro con l'auto del vostro amico. Il glitch è veramente semplice ragazzi, è qualcosa di secondo me pure un bambino ci riesce. Quando siete dentro prendete e sostituite l'auto e il glitch è fatto. Mi raccomando, ricordate, l'ho detto un milione di volte ma sembra che le persone ogni volta se lo dimentichino, quindi ve lo ricordo per l'ennesima volta: quando avete fatto il passaggio dei veicoli o avete fatto una duplicazione dovete riavviare tassativamente il gioco, perché altrimenti succederà questo, quello che avete appena visto, che vi farà scendere dall'auto e non vi permetterà di usarla. Per ovviare a questo riavviate il gioco e l'auto sarà vostra. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.